attacco formata da Alexandre Pato e Ronaldinho. Vedete Alexandre Pato in quadrato, sicuramente uno dei più attesi in casa rossonera per valutare i suoi progressi di condizione. Alexandre Pato rientrato nelle ultime sfide di campionato, dunque si attendono i suoi progressi, come quelli naturalmente di Alessandro Nesta, che parte questa sera dal primo minuto al centro della difesa, come detto terzi. Attenzione adesso al Milan, lo scambio sul breve, molto bene Seedorf in verticale, Ronaldinho per Alexandre Pato, subito la conclusione, la vittoria e 8 sconfitte. Intanto vedete lo scambio sullo stretto tra Seedorf e Ronaldinho, verticalizzazione no look per Alexandre Palla, Clarence Seedorf in verticale per Ronaldinho, subito di prima a cercare Alexandre Pato, ancora Pato al limite dell'area, Alexandre Pato prova la conclusione alta sopra la traversa, ancora calcio d'angolo, questa volta tentato sul colpo di testi che in queste situazioni, vedete il corner, no, era stato Ronaldinho invece a colpire, ancora King, il traversone, Pontius, il colpo di testa, a cercare l'inserimento di Emilio, e c'è il vantaggio del, vedete il lungo lancio di King, la sponda di Pontius, e arriva prima di tutto con Clarence Seedorf, lungo lancio a cercare Alexandre Pato all'interno dell'area di rigore, lo stop perfetto, riesce a Mid ad anticiparlo, ancora Flamini, il traversone, Pato a momenti, ancora il giocatore con la maglia numero 13 prova a entrare in area di rigore, la conclusione deviata, registrarci in fase difensiva da questo punto di vista, Pontius all'interno dell'area di rigore, accidenti, non l'avessi detto, il 2-0, è andato più in alto di Abate, il giocatore, la conclusione verso la porta di Abbiati da parte di Najà, sull'inserimento dei giocatori su questo calcio di punizione esce Abbiati, quindi qualche problema nella gestione del pallone, adesso Ronaldinho, proprio lui in profondità, il colpo di Ronaldinho con l'esterno e riesce il difensore dello United diverso alla ripresa, vedete in profondità il tocco morbido di Ronaldinho, forse il pallone sarebbe, che ha di fatto sostituito Hamid, prova ad andarsene Pato all'interno dell'area di rigore, Caparbio il brasiliano, Ronaldinho in due su di lui, cade in area di rigore Ronaldinho, Pato punta l'uomo Alexandre, vediamo se lo salta, va via Pato, largo a sinistra, il traversone basso, Ronaldinho, palo, mamma mia, cosa ha fatto Ronaldinho, stop, controllo e rovesciata, controllo, lo vediamo, Pato, op, rovesciata, palo, accidenti, era veramente un gol, sarebbe stato un gol di ottima fattura quello di Ronaldinho, davvero un peccato, palo pieno, caracolla Clarence, Ronaldinho, Clarence Seedorf, l'1-2 con Ronaldinho anticipato dall'intervento in scivolata sul pallone, Seedorf entra in area di rigore, Clarence gestisce il pallone, Clarence va sul fondo, il traversone basso a cercare Inzaghi, più attivo il brasiliano in questi secondi 45 minuti di gioco, la verticalizzazione per Inzaghi, l'uscita di Perkins, Ini e Pato larghi, Inzaghi punta centrale, attenzione ancora all'United però che ha gamba con Najar deve uscire Abbiati e c'è il terzo gol, terzo rossoneri più pericolosi del retropassaggio di Oddo, si fa vedere alzo, l'uscita, poi il pallone, solito grande lavoro di sacrificio di Cristian Brocchi, adesso Mancini ha provato a, oh, la conclusione di Mancini, la parata di Perkins, pensavo che l'arbitro avesse fermato, vai Pato, vediamo se allargano la maglia per Alexandre, Inzaghi esce Perkins, Oddo ancora l'1-2 con Mancini, c'è un intervento da parte di un dei calci di rigore, Oddo, la conclusione, gol. Il Milan dunque accorcia a distanze al 25esimo della ripresa. Vediamo la conclusione di Massimo Oddo. Angolino, dove il portiere non punta l'uomo Pato, preferisce alleggerire a Seedorf, conclusione centrale, debole, che ha di fatto tolto le speranze rossonere, era impreparata la difesa del DC United, Seedorf, Oddo alla conclusione, il gol di Massimo Oddo, ancora lui, mattatore di questo secondo tempo, Massimo Oddo che trova una doppia, che ha accorciato le distanze su calcio di rigore e ha sempre avuto una sberla da fuori area, Massimo Oddo.
che ritrova in questa occasione. 3-2 dunque il risultato. Con la maglia numero 22. Ancora il Milan in verticale a cercare ancora Pato. Pato cambia il lato, la conclusione sopra la traversa. Ci prova il Milan. Vuole assolutamente il terzo gol. Vediamo. Sì, il pallone scende. Peccato, Valli. Mancini, prova a entrare in area di rigore. Mancini, il traversone basso non arriva ad impattare. Pericolosi del panorama europeo. Ancora il Milan, il pallone adesso sul fondo, deviato, vorrebbe un calcio d'angolo Seedorf. È del suo stesso avviso l'arbitro. Il verticalizzazione per Inzaghi. Palla di Gennaro, ci riprova Oddo, il traversone basso. Perkins, chi è creatasi in questa stagione, e sicuramente ci sono dette attenzione intanto a DC United, ci sono serissime indicazioni. Pato, no. Arens, no, verticalizza subito di prima, molto bello per Inzaghi, lo stop un po' difficoltoso da parte di Pippo, riesce allora a uscire lo United. Bella l'intenzione di Clarence. United, Nesta, prova col destro Ale, e ci va, centrale però, debole la conclusione di Sandro Nesta. Aveva trovato lo spiraglio per provare la conclusione. Fine, esatto, sì. Arriva il triplice fischio finale da parte.